Lasciati un po' andare. Goditi la vita. Mi hai dato due buoni consigli, Taina. Forse è giusto che mi lasci andare un po'. Mi aiuti tu? Certo che ti aiuto. Bene. Perfetto. Smettila. Adesso che abbiamo parlato di me e che abbiamo risolto tutti i miei problemi, perché non parliamo un po' di te? Parliamo dei tuoi problemi, Taina. Credi che il mondo intero ti debba qualcosa e se non lo ricevi su un piatto d'argento, pensi che sia giusto rubare e mentire. Devi dare una svolta alla tua vita, Taina. Ce la puoi fare. Smettila! Sei intelligente, sei in gamba, sei carina. E sono brava a letto! Vabbè, certo, non lo metto in dubbio. Se non mi credi, te lo dimostro. Coraggio, ammettilo. L'ultima cosa che vuoi è vedere me e tua madre che ci sposiamo, è così. Sii sincero. D'accordo, d'accordo. È così. Credo che entrambi stiate per commettere un grosso sbaglio, che il vostro fidanzamento sia una cosa assurda, totalmente ridicola. E ho pensato a circa un centinaio di modi per cercare di farvi rompere. Ho anche preso in considerazione la possibilità di sedurti, di sacrificarmi pur di salvare mia madre da questo terribile matrimonio. Riesci a crederci, Matt? Oh, sì, certo, ti credo, Taina. Mm-hmm. Ma sarebbe tutto inutile, perché voi due vi amate davvero, volete andare fino in fondo e non c'è assolutamente niente al mondo che io possa fare per separarvi. Non è così? Non ci riusciresti mai. Quindi, lascio perdere. Avete la mia benedizione. Sposatevi, andate in pace, moltiplicatevi e siate felici. Non ci creerai problemi? Ho cose più importanti da fare nella vita. Sul serio, Matt. Oh, giuro che non vi starò più tra i piedi. Voi due siete proprio incredibili, sapete? Siete stati voi a rifiutarmi. E adesso vi lamentate del vostro dolore e della vostra infelicità. Cosa credete che abbia provato io? A crescere senza una famiglia. A sapere che i miei veri genitori non mi volevano. A sapere che ero stata abbandonata in un luna park itinerante perché nessuno mi amava abbastanza da darmi una casa. Taina, tesoro, noi non ne sapevamo niente. Quante volte dobbiamo... Ma io lo sapevo. Io ho dovuto viverci. Io non ero nient'altro che una ragazzina che lavorava gratis. Agli altri interessavo soltanto per se questo. Se potessimo tornare indietro, se potessimo cambiare le Ma cose, non noi... potete. Non potete. Ormai è troppo tardi. Papà. Per quanto mi riguarda, potete pure tenervi la vostra sottospecie di amore e andare al diavolo. Perché da questo momento io ricomincerò a vivere come ho fatto quando ero piccola. Starò da sola, per conto mio. E ricomincerò a fare solamente quello che mi pare e piace. Sono Jasmine Laurenti e ho trascorso gran parte della mia vita professionale artistica negli studi di doppiaggio, negli studi di registrazione, iniziando dalla radio, dove sono nata artisticamente parlando nel 1979. Avevo meno di 14 anni e erano gli inizi delle radio, erano tempi gloriosi. In uno studio di registrazione dove lavoravo come speaker pubblicitaria, davo la mia voce agli spot pubblicitari, alle trasmissioni radio e anche ai jingle cantati, mi imbatto in una rivista aperta su una scrivania. Lì c'era un annuncio che invitava le persone interessate a telefonare al Centro Teatro Attivo, fissare un appuntamento e partecipare alla selezione per essere ammessi a un corso di doppiaggio. Doppiaggio! Così sono partita ed è andata bene. E poi, passo dopo passo, la passione per questo mestiere è cresciuta. Inizialmente, comunque, è stata la radio il mio primo amore. In Sentieri ho dato la mia voce a quattro personaggi. Quattro. Due bambine piccoline
e due adulte, quindi ho avuto modo proprio di fare palestra. Allora, per quanto riguarda la bambina la più piccolina, Mara Lewis. Mara Lewis, che era figlia di Riva Shane e di Josh, suo marito. Era piccola, aveva 6 anni all'epoca. Dori von Alkain, la figlia adottiva di India von Alkain. Dopodiché è stata la volta di Dinah Marler. Sono succeduta a un'altra doppiatrice che prima di me doppiava Jennifer Gatti, che aveva una fisionomia ben definita, quindi la voce era perfetta. Dopodiché però, per qualche ragione, Jennifer Gatti ha lasciato il posto a Paige Turco. Spero di ricordare bene nome e cognome perché sono passati molti anni. Allora, la Turco aveva lineamenti molto delicati, quindi si è pensato di trovare una voce più leggera e la mia, a quanto pare, si incollava su quella faccina. Quindi da Paige Turco in poi, Paige Turco, poi Wendy Moniz, poi Gina Tognoni, ecco, sono rimasta la doppiatrice di Dinah Marler. Il quarto personaggio è Ray Rooney, matta come un cavallo. È apparsa e scomparsa, così, come è arrivata e fuggita. È stato proprio una breve conoscenza dell'attrice. Se ci si diverte di più a doppiare i personaggi buoni o quelli cattivi, ovvio, perché nella vita, in società, tendiamo a far prevalere la nostra metà buona, non quella cattivella. Quindi doppiare un personaggio cattivo dà all'attore la possibilità di mettere a frutto il proprio talento su corde, facendo vibrare delle corde che non suona di solito, e quindi proprio per questo è più divertente, e poi anche perché è più affascinante un personaggio cattivo. Quello buono è prevedibile, è buono, punto e fine. Invece quello cattivo ha i suoi alti e bassi, ha i suoi momenti più o meno, diciamo così, impegnativi, e anche il range delle emozioni cambia e ci si mette alla prova come doppiatori, come attori di più, sicuramente. È molto più divertente. Se mi avessero detto vuoi doppiare un altro personaggio rispetto a Dinah Marler, per esempio, che è stato il mio personaggio più grosso in Sentieri, non avrei accettato un altro personaggio. Io piangevo davvero quando ero in sala, ridevo davvero, piangevo con lei, ridevo con lei, vivevo con lei, respiravo con lei. È stato uno dei miei personaggi preferiti per quanto riguarda il genere soap, quindi avrei detto no grazie se mi avessero offerto un altro personaggio. A noi doppiatori non viene dato il privilegio, il tempo di goderci gli avvenimenti a tutto tondo per contestualizzare le nostre parti, inserirle in una storia completa dove ci sono anche, appunto, vicende parallele o incontri, personaggi che spariscono, altri personaggi che arrivano. No, si arriva in sala di doppiaggio e si trova il lavoro da fare, punto. Quindi ci sono giusto le sequenze che dovranno essere doppiate. Poi sta al doppiatore, ovviamente, scegliere liberamente se tornare a casa e guardare poi la soap con tutte le parti anche degli altri personaggi per avere una visione d'insieme, oppure se non gli importa niente della soap o altre cose da fare o è impegnato, impegnata in altri, diciamo così, lavori, in altre lavorazioni, si lascia perdere alla fine. Si segue solo il filo della storia del personaggio doppiato. Più che un aneddoto divertente, mi viene in mente un aneddoto carino. Carino, tenero. Doppiavo Mara Lewis, la figlia di Riva Shane e di Josh. All'epoca l'attrice aveva 6 anni, era piccolissima, e mi trovavo alleggio a doppiare Mara Lewis mentre interagiva sullo schermo con la sua mamma, Riva Shane. E quindi accanto a me io avevo dal vivo un gigante del doppiaggio italiano, della recitazione italiana, la signora Lella Costa. Io la guardavo con l'ammirazione con cui si guarda un'icona e mi dicevo, e dicevo, a volte mi usciva dalla bocca: signora, io mi sento onorata di stare vicino a lei. Stavo muovendo i primi passi e lei mi incoraggiava, mi diceva: sei brava, vai avanti così, vai avanti così, va bene, va bene. Oh, questa era una cosa che mi rincuorava, e nel tempo mi sono ricordata che le persone grandi davvero, i bravi, quelli bravi davvero, sono umili
e aiutano i principianti, aiutano le persone che iniziano la loro carriera dalle piccole cose, incoraggiandoli. Conservo un buon ricordo di tutti i miei colleghi, tutti, nessuno escluso. Certo, poi è chiaro che si interagisce di più con delle persone anziché con delle altre, perché dipende dagli sceneggiatori, dipende da chi scrive le scene, dagli incontri, dalle feste a cui si partecipa, le relazioni d'amore o magari i litigi, il nemico. Le persone con le quali io interagivo più spesso fisicamente presenti erano Graziella Porta, che dava la voce alla mia mamma Vanessa, Franco Gamba, il carissimo Franco, che dava la voce al mio papà, Ross Marler, poi Patrizio Prata, che dava la voce a, non mi ricordo il nome, Matt Reardon forse, quello che sarebbe stato il secondo marito di mia madre. e poi Lella Costa. Questi erano praticamente i doppiatori con cui avevo a che fare più spesso. Gianluca Iacono, ecco l'amore di Dinah Marler, Hart. Il mio genere preferito da doppiare è sempre stato quello dei film, dei telefilm, dei film cinema soprattutto. Quando capitava l'occasione di doppiarne qualcuno, io ero al settimo cielo, perché lì un doppiatore si mette davvero alla prova, è vita reale e quindi non c'è spazio per sopra le righe, non c'è spazio per l'enfasi, non c'è spazio per qualsiasi cosa che non sia proprio il respiro e il battito cardiaco dell'essere umano a cui tu dai la voce italiana, punto. Ed è la cosa meno facile da fare. Essere naturali è la cosa meno facile in assoluto. Gli attori lo sanno molto bene, i doppiatori ancora di più. E questo è quanto, quindi sicuramente esseri umani piuttosto che cartoni animati. Il doppiaggio è un lavoro che mi ha divertita, appassionata, coinvolta per più di 30 anni. Dopodiché ho ringraziato la vita per avermi dato l'opportunità di esprimere me stessa pienamente, dando voce a personaggi anche diversissimi tra loro, e mi sono dedicata ad altro. Le persone che mi conoscono ovviamente come doppiatrice mi chiedono: e ora? Ora che sei fuori dalla sala di doppiaggio, di cosa ti occupi, Jasmine? Mi occupo di leadership, mi occupo di guru, di influencer, di persone che nei rispettivi ambiti sanno il fatto loro e che per esprimersi nei media, in talk show radio-televisivi in particolare, hanno bisogno di un suggerimento che sia quello giusto per aumentare il loro carisma personale, per rendere ineccepibile la loro comunicazione a livello linguistico, la loro presenza bella, incisiva, e il messaggio efficace, perché le parole hanno un potere creativo incredibile e vanno scelte con cura in base all'obiettivo che si vuole ottenere. Faccio l'angelo custode, faccio la giornalista, collaboro con la redazione di Betapress, ho una mia rubrica che si chiama Il diario di Ondina Wavelet. Ondina Wavelet è il nome e cognome dell'icona, della protagonista di un progetto multimediale di cui ora vi parlo. Non è facile riassumere un progetto multimediale ambiziosissimo. Ogni volta che ci penso dico: Jasmine, tu sei matta. Ma i sogni devono essere grandi, devono essere irraggiungibili in apparenza, se no questo progetto multimediale si basa sugli esperimenti e sui risultati delle ricerche del dottor Masaru Emoto, che ha notato che l'acqua reagisce ai suoni, ai rumori, alla musica, alle parole, ai pensieri, alle intenzioni. Siccome noi vibriamo, siamo frequenza, e i pensieri, le parole, le intenzioni, i suoni, le musiche, insomma tutto vibra, tutto ha la sua frequenza, le molecole d'acqua che hanno una struttura esagonale cambiano. E il cambiamento è la parola chiave, perché l'acqua è l'unico elemento presente in natura a esistere in tre stati diversi. È ghiaccio, quindi è lo stato solido, quello che prevale quando la temperatura è molto bassa. È liquida, perché nei laghi, nei mari, nei fiumi, la pioggia è liquida. L'acqua che beviamo è liquida. È vapore quando l'acqua è bollente, logicamente cambia di stato e diventa un
Gas. Noi siamo fatti per il 75% d'acqua. Cosa dobbiamo cambiare di noi per essere un'acqua di sorgente, pura, cristallina, trasparente? Quali sono le parole che possiamo usare per rendere la nostra vita, la vita di coloro che ci circondano, davvero un'esperienza indimenticabile, significativa, importante? La culla del progetto, dove il progetto stesso si sta sviluppando a poco e sta prendendo forma, è il canale YouTube Jasmine Laurenti. In questo momento, perlomeno, è questa piattaforma social. I visitatori hanno un video di benvenuto che spiega loro di che cosa si tratta e spiega anche le modalità in cui chiunque voglia abbracciare questo progetto e renderlo proprio può contribuire, per esempio commentando i video, condividendoli, mettendo un mi piace, iscrivendosi al canale, scegliendo la fascia d'abbonamento più consona alle proprie tasche e al proprio desiderio di dare il proprio contributo a un progetto che diventa anche di chi lo sostiene, quindi non è soltanto mio, è un progetto che ci coinvolge tutti, perché tutti noi vogliamo essere felici alla fine. E quindi il messaggio di Ondina è: sii felice, è possibile esserlo, ricordati che le parole possono cambiare completamente la tua vita, perché le parole che usi sono i tuoi pensieri, sono le immagini che si formano nella tua mente, è il mix ormonale che i pensieri suscitano nel tuo sistema endocrino, e quindi il cervello fa sì che venga prodotto quel mix, quel cocktail ormonale specifico, e ti sentirai bene abbastanza per poter fare le scelte più utili, per abbracciare le azioni più utili. Ecco, questo è il modo con cui possiamo davvero vivere una vita piena di senso.